Sì, buongiorno, chiamavo per quel posto da rivoluzionario, sì, volevo capire la proposta com'era anche dal punto di vista economico. Ah, a percentuale, ma in che senso? Ah, se liberiamo un solo paese al 30%, altrimenti si può arrivare fino al 50%. Com'è in Sud America così poco? Ah, è facile, sì. Ah sì sì, cioè, sì sì, Sartre, materialismo e rivoluzione, sì sì sì, certo, certo. Ma a dire la verità non tanto, pensavo ad una soluzione a tempo indeterminato, almeno finché non ci saranno più cattivi sulla faccia della terra, sì. Ho capito signorina che è il posto fisco, ho capito però così è veramente, ma almeno la cena è pagata? Ah, dipende se la popolazione civile ci accoglie oppure no. Sì sì, comunque le rispondo, sì sì, dica. 33 anni, sì. Mai iscritto ad un partito politico, mai. Ma sì, attività politica sì, cercai di aprire un centro sociale, ma poi le femministe si opposero per via del nome. Leninfomani, ma le femministe non colsero l'ironia, sì, sì, sì. Beh, sicuramente D'Alema. Ah, mi scusi, avevo capito errore, mi scusi. No, allora, Che Guevara, Bob Marley, Eric Cantona. Laureato in filosofia, sì. Ah, comunque non servirebbe. Se ero ingegnere o medico, sì, capisco. Ok. Comunque, signorina, se in questi paesi che state liberando dovesse venire fuori una posizione imposta, io... Ah, ok. 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 Beh, signorina, la ringrazio, è stata davvero molto gentile. La ringrazio, grazie.